Noi a questo punto diamo il benvenuto al primo ospite, alla prima ospite della giornata. Buongiorno Clara, ciao, buongiorno. Ciao. Siamo con Clara Rossi, buongiorno, cantante, c'è scritto, adesso guarda, vedrai che viene fuori la scritta, ma l'abbiamo già preannunciato, niente meno che cantante. Allora, tu sei qua, ti abbiamo invitato perché appunto tu ti dedichi al canto e tra l'altro da poco hai fatto un nuovo video, no? Sì, è appena uscita... Avvicinalo leggermente il microfono. Scusa, è appena uscita questa nuova canzone che si chiama Un anno d'inverno e circa un mesetto fa è uscito il video, il videoclip ufficiale, è il primo video che faccio di una canzone, è stato molto divertente. C'è un trailer, abbiamo adesso abbiamo un trailer del sì. video, mentre più tardi nello spazio musicale già preannunciamo che vedremo e ascolteremo per intero la canzone. Bello. Nello spazio tra il secondo e il terzo ospite, lo spazio che noi ogni giorno dedichiamo a videoclip principalmente di produttori locali. Questo trailer è un po' disastrato. Ma invece il video scorrerà perfettamente regolare. Allora, tu sei una studentessa universitaria al primo anno di magistrale di lingua a Firenze, hai studiato lingue. Ho studiato prima mediazione a Forlì, adesso sto facendo la magistrale di lingue a Firenze, quasi fatto. E prima ancora hai fatto il linguistico. Sì, per sì, cui sì, proprio sì. È una vocazione. Mi piace quello, sì. Poi sei stata anche in America, hai fatto... Ho fatto il quarto anno di superiori in America. Che si fa ancora, si faceva anche ai tempi miei, lo sai? Vero, è bellissimo. Intercultura si chiamava una cosa C'era del genere. Anche quella, la mia si chiamava WEP. E dove, in che stato Sono sei stata? Sono stata in Wisconsin. Oh, Wisconsin è un bel nome, è uno stato... Bello, è però quando ti aspetti gli Stati Uniti. Si fatica a collocarlo, da che parte sta? È su, è centro-nord, molto su, scusa, quasi in Canada, bello freddo. Dimmi la città del Wisconsin. Ero molto vicino alla capitale che è Madison. Madison. È uno di quegli stati di cui si sente, ma poi quando è Però, ora... Però, è su perché. Sì, sì. Si fatica un po' a collocarlo, sì, no? Sì, così. Sì. No, è stato bello. Poi invece all'università ho fatto l'Erasmus a Madrid, quindi un po' più, dai. Insomma, a casa non vuoi stare? No. non stai bene in quel no, lì? No, sto bene anche qua, però dai. In quel di Tavuglia, abiti a Tavuglia? Adesso abito a Pesaro. Adesso abiti a Pesaro proprio? Nata, cresciuta a Tavuglia. Allora, Clara Rossi, tanto inutile che ci giriamo intorno, come dico sempre, spesso, a me capita spesso di avere a che fare anche con... Io ho una famiglia numerosa e molto attiva, no? Allora mi capita ogni tanto, non so, mio nipote Davide, mio padre Carlo, eccetera, di dire non fatevi ingannare dall'omonimia con me, è proprio mio padre, oppure è proprio mio nipote, no? Nel caso tuo, non fatevi ingannare dall'omonimia Rossi, è proprio la sorella di Valentino. Lo diciamo subito, così abbiamo risolto... Vai, lo teniamo. Abbiamo risolto il problema e ci siamo tolti il dente, sì, anche sì, se sì. poi è un bel dente, voglio dire, perché non è una cosa di cui da tenere segreta, insomma, certo. No? Tu sei la figlia di Graziano e non di Stefania, no. Per cui sei sorella di Valentino da parte di padre, sì, sì, sì. Per cui rispetto a Valentino sei proprio sorella, invece rispetto a Luca non sei niente. No, Luca è mio amico. Esatto, sì, Luca Marini, sì. Che ricordiamo è invece il fratello di Valentino da parte di madre, e in pratica per la biologia non c'è un legame, insomma, praticamente. No, zero, con Luca no. Ma vi conoscete comunque con Luca? Ha voglia, sì, sì. Cioè abbiamo fatto le stesse scuole, tanto di Tavuglia. C'è voglia, sì. Come età sì. è poi più vicino Luca di... No, abbiamo la stessa età. E appunto, dico, è più vicino Luca a te come età rispetto sì, sì, rispetto sì, a Valentino. Abbiamo la stessa età. E con Valentino com'è il rapporto? Tanto poi ne parleremo, insomma. Vale sempre in giro, però quando lo becco mi fa piacere, certo. Passarci un po' di tempo, quindi direi un bel rapporto dove il fratello ha 18 anni in più e certo. ha un bel lavoro impegnativo, però cioè, è un orgoglio, no? Certo, sorella certo. sua. Ma l'orgoglio familiare secondo me è una bellissima cosa, io lo vivo, te lo dicevo prima, cioè lo vivo in tutti i rapporti che ho con i miei fratelli, con i miei nipoti, che hanno tutti dei ruoli, delle parti, delle cose, eccetera, e devo dire che la famiglia è una cosa, adesso dirò una banalità, la famiglia è importante, insomma, è vero che non ce li siamo scelti, no? Perché poi c'è questa cosa particolare nel discorso della famiglia, uno se la ritrova, però... attivarsi per apprezzare quello che si è ritrovato, insomma, è una bella cosa, soprattutto quando abbiamo dei personaggi
di questa caratura. Allora, tra la scuola, che mi sembra che ti impegni molto, ti piaccia molto, e poi soprattutto che hai delineato in età precoce, perché poi il liceo lo si sceglie a 13 anni, insomma, sì, già sapevi che ti piaceva l'idea delle lingue. Andavo bene solo nelle lingue, c'era poco da già le medie. Sì, è sempre stata l'unica cosa dove, cioè, che mi veniva bene. Mi piace. È stato facile scegliere, insomma, sì, quella volta. Sì, sì, e va sì. avanti. No? Per cioè, cui... Non c'era dubbio tra matematica, storia, no. Niente. No. Lingue benissimo. Tra l'altro, ti riesce bene. Ho trovato un'intervista vecchia del 2015 dove Graziano diceva orgogliosamente che quando è venuto a prenderti c'è stato un problema e ti ha visto lì che risolvevi il problema parlando in americano. Lui si era entusiasmato. L'aeroporto no? di Chicago è stata quella cosa lì. Sì. E lui si era proprio entusiasmato. Devo dire che anche io, che ho un rapporto difficile invece con le lingue, perché mi piace molto l'italiano e allora ho difficoltà poi a staccarmene, credo, che sia questo il motivo. Quando vedo qualcuno che improvvisamente, con cui sto parlando magari in italiano, che improvvisamente tic, sembra che giri la levetta, no? Sai quando facciamo col telecomando del televisore lingua originale, sì, no? Magari, dai. Magicamente comincia, rimango estasiato. Devo no, dire. Ma l'italiano mi piace molto anche a me, io scrivo infatti quasi sempre in italiano, mi piace molto. Poi, insomma, siamo in Italia, mi piace che la gente capisca bene quello che dico. Però mi piacciono anche le altre, ma, insomma, mi piace poi, girare. Cioè, viviamo in un mondo nel quale, francamente, prescindere dalla conoscenza delle lingue straniere è complicato, infatti. È difficile, insomma, no? Sì, sì. Adesso lo vediamo anche nelle interviste con i piloti, che spesso si devono reinventare e hanno questo come ti sembra, Valentino, quando parla in inglese? Tavugliese. No, però è bravo, cioè, obiettivamente la sa. Cioè... Alla fine poi le cose che devono dire sono quelle. Esatto, sono, cioè, no. Sono 30 cose che devono dire, non è che sono molte. Infatti, poi però... sa, insomma, quel... gergo del motociclismo che probabilmente io non saprei, quindi no, ci sta. Ha fatto scuola anche lì lui, no? Anche gli altri piloti hanno tutti un po' questo accento inglese un po' pesarese, un po' marcato così, no? Allora, invece veniamo alla musica, perché la domanda mia era questa, cioè tra le due cose, da una parte c'è il discorso della lingua e dall'altra c'è la musica. Sì. Se tu dovessi essere a un bivio, non ci sei ancora perché sei giovanissimo, hai tutta la famosa vita davanti, per cui il problema in questo momento fortunatamente non si pone, ma se dovessi essere a un bivio perché magari da una parte si creano degli impegni importanti oppure dall'altra, no? Dalla parte della lingua oppure dalla parte della musica, a cosa rinunceresti? No, guarda, allora, il mondo della musica ovviamente è molto difficile entrarci e quindi ho sempre anche portato avanti gli studi, ma anche con piacere, nel senso poi studiare serve e tutto, però a me piacerebbe molto che la scelta fosse il mondo della musica. Però certo, portando avanti entrambe le cose, se poi non va o comunque se anche continuassi a cantare però non da viverci, insomma, io studierei per fare l'insegnante, quindi anche quella è una cosa certo. Che ho sempre pensato da quando ero piccola, che avrei insegnato, quindi mi piacerebbe, però la scelta sarebbe la musica. Certo, per cui rifacendo la domanda ancora meglio, qual è il piano B tra i due? Il piano B è l'insegnamento. Ok, così almeno è più chiaro, insomma. Sì, diciamo sì, che sì. La parte principale delle energie è convogliata verso la musica. In questi ultimi anni, soprattutto questi due anni, stiamo, perché di solito lavoro, insomma, con un mio amico soprattutto, lavoro abbastanza di gruppo, stiamo scrivendo cose nuove, cose che finalmente dai ci piacciono, no? Quindi ho lanciato questo primo nuovo singolo e spero che adesso, insomma, cominceremo a far uscire anche gli altri e vediamo, sono questi gli anni in cui, no, ci provi. Certo. E poi vediamo. Sicuramente continuo a cantare, però magari in questi anni capisci se lo puoi fare a un certo livello o se no magari nella zona, cioè a me tipo l'anno scorso c'era il Covid, l'anno prima, l'estate prima del Covid avevo cominciato a suonare in giro tipo per i bar, non piano bar più, no, tipo seratine live, così. Cioè già quello è molto bello quando riesci a farlo pian piano anche tutte le settimane, ti comincia a chiamare la gente, cioè è figo anche, anche quello. Adesso qualsiasi cosa accetteremmo per esibirci in questo momento, però insomma sì. Tu hai cominciato 4 anni fa, 5 anni fa? A cantare, dici? No, io ho cominciato quando avevo 14 anni, adesso ne ho 20,
3, madonna. E quindi no, un po' di più. E all'inizio, ovviamente, come tutti quelli che cominciano e che si approcciano, sei andata a scuola. Sì, alla, sono andata a scuola perché Musica, io insomma, non sono, cioè non facevo schifo all'inizio, ecco, diciamo, quindi cioè, proprio mi serviva. Cioè, io sono arrivata che. Diciamo che all'inizio era una passione. Era una passione, esatto. Mi dicevano hai una bella voce, no? Uh-huh. È fortuna perché il resto insomma era da lavorare. Però adesso ormai certo. Studio canto da tanti anni. Poi anche a scuola ti fanno fare i saggi, le esibizioni più che possono. Che è una bellissima cosa perché certo. Ti aiuta tanto. Quindi pian piano... E adesso da 2 anni, diciamo da 2 o 3 anni, tra l'altro sei con un nostro amico perché è venuto anche ospite qua con noi a Casa Rossini, Francesco. Oltre ad essere mio amico tanti anni, Francesco De Benedictis, del Naive. Mi appoggio al loro studio molto volentieri perché sono super bravi per registrare, per definire no, le ultime cose prima di chiudere i pezzi, i consigli, insomma. Ma le canzoni le scrivi, hai detto, con un tuo amico che si chiama, salutiamo. Si chiama Luca, Luca Cermatori, di Tavuglia anche lui. Bene, salutiamo e citiamo Luca Cermatori. Ciao che, Luca. Insomma, no, sì, lui ha studiato produzione, quindi... Ah, vedo una foto, qui è uno di loro. Lui, guarda, quello con i capelli dritti all'aria. Quello a destra o in centro? No, non al centro, al centro è Ciuffo, il fonico del Naive, e l'altro è Luca. Ok. Con la mascherina, per cui non lo riconosceremo in giro per strada, però sì, ovviamente sì. È giusto che sia così. Ecco, qui questo invece è Matte, il mio amico con cui io ho suonato, ti dicevo, avevamo cominciato a suonare prima che il Covid ci interrompesse. Quando fate serate, molto divertente. Fate anche cover? Fate... Sì, no, facciamo molte cover, anche perché si parla tipo di un'oretta e mezza, no? Certo. Quindi no, sì, anche ecco questo, qui era il primo premio al Gallo d'Oro. Questo ecco, è tipo 2015, esatto. Questo è 2015. Questa è un'altra cosa di cui dobbiamo parlare, perché tu hai partecipato al Gallo d'Oro. Sì. E il Gallo d'Oro è un festival musicale storico, esiste da... Quest'anno ci sarebbe l'anno scorso dovevano festeggiare il 50° anno. Lo so che poi sì, dopo sì. È stato interrotto. Certo. Noi abbiamo avuto qui comunque sia l'ideatore che il sindaco di Petriano che ci hanno parlato e adesso stanno lavorando per cercare di capire se riportarlo comunque è di molto nuovo, bello quel di nuovo festival. Sul palco. Ha lanciato veramente tanta gente e appunto qualche anno fa tu hai partecipato a diverse edizioni. Sì, due o tre. Però qualche anno fa sei arrivata seconda tra le perché lì ci sono. Prima tra le cover, seconda in totale, ha vinto un inedito, un bellissimo inedito di, tra l'altro era una mia amica. E, sì, io avevo vinto tra le cover, ma era una, cioè 2015 appunto, no? Era proprio una delle prime soddisfazioni musicali, nel senso che io portavo Le tasche piene di sassi di Jovanotti, no? Una canzone, cioè... contro di me, insomma, a partecipare c'era gente con queste super voci potentissime, che è sempre stata un po' una cosa, soprattutto all'inizio, no? Mi sentivo un po' inferiore perché io non ho questa voce da, capito, potente, Aretha Franklin, ma... no? E quindi ero contro tutta sta gente che tirava fuori, buttava su ste note, no? Poi c'ero io con Jovanotti, no? Molto più tranquilla. E quindi quando avevo vinto era stato molto bello perché ho detto, toh, magari allora dai, puoi cantare anche senza... Certo. Sì, cioè, beh, stato la scelta figo. Della canzone sicuramente è stata una scelta da un certo punto di vista coraggiosa, perché io devo dire la verità, io sono un grande appassionato anche di Jovanotti, anche io lo so, in maniera quasi patologica, e di conseguenza, come mi capita con quelli di cui sono appassionato, sono molto critico nei confronti di chi fa le cover. Sì. E allora dico che Jovanotti è molto difficile da coverizzare, perché lui è talmente personale nelle sue interpretazioni che quasi alle volte sembra quasi che non canti, reciti, parli, non si capisce più cosa fa, e è difficile insomma accettare una cover fatta da qualcun altro. Se sei riuscita tra l'altro con questa canzone Strappacuore, perché è una canzone meravigliosa che mi commuove ogni volta che la ascolto, ogni volta che ci penso anche, c'è tutta una storia che adesso non posso raccontare se non mi commuovo anche in diretta TV, e se ci sei riuscita, sei riuscita a impressionare la giuria e il pubblico, vuol dire che hai fatto un gran lavoro. Me l'aspettavo, però è una bellissima canzone da cantare, in realtà è una cover che mi è rimasta molto, sarà per questo festival, però mi piace molto ancora cantare, certo. Molto, sì. E probabilmente ha giocato molto anche il fatto che tu sei proprio una fan. Mi piace molto, sì, è tra i miei preferiti. Lorenzo. Sì, esatto. Sì, lui, Vasco, mi piace molto.
E adesso la domanda diventa quella, cioè, ma come resisti alla tentazione, visto che sai che Jovanotti e Valentino sono amici, e io ero a un concerto a Rimini ed ero nella posizione strategica, ero in piedi di fianco al palco e avevo Valentino dietro, per cui come mi giravo stavo bene. E come resisti alla tentazione di chiamare Valentino e dirgli: senti, mi devi far conoscere Jovanotti? No, ma io Jovanotti l'ho visto in concerto un sacco di volte. Sì, ma in concerto l'abbiamo e visto e poi tutti. Non è capitato, insomma, non me lo sono mai trovato vicino da dire lo vado a conoscere, insomma. Però l'ho sentito cantare, penso, 4-5 volte. E è bello comunque, bello. Sì. Anche al Jova Party, Jova Beach Party, che penso sia stato l'ultimo concerto che ho visto prima del Eravamo insieme, COVID. Peccato che non ci siamo incontrati, vedi? C'erano solo 80.000 persone. C'ero a Bologna, a Cattolica, insomma parecchie. Certo. No, lui dal vivo... Lui e Vasco dal vivo sono... Cioè, tra parentesi, lo sai che anche Vasco conosce sì, bene sì, Vasco? Sì. No? Cioè, io ho a casa, ovviamente in religiosa reliquia, un CD nel quale Vasco intervista Vale, Vale intervista Vasco, I Due Rossi si chiama, era un CD prodotto da Rolling Stone, probabilmente, non mi ricordo. E mi ricordo di una battuta che credo abbia detto proprio Valentino, perché a un certo punto in un concerto di quelli da stadio, Vasco si è accorto che c'era Valentino tra il pubblico e l'ha indicato. E in quel momento Valentino dice: io sono abituato ad avere comunque il consenso del pubblico, ma in quel momento capisci cosa vuol dire essere una rockstar, perché in quel momento tutto lo stadio si è girato verso di lui, perché Vasco l'aveva indicato, insomma. E sono energie, emozioni di portata irraggiungibile. Mancano un sacco i concerti, adesso parlarne così. Devo dire che i concerti, guarda, io ho preso questa cosa della pandemia, l'ho presa come deve essere presa, cioè come una cosa, vabbè, è inevitabile, è successa, cerchiamo di svicolarci. E soprattutto non sono stato tutto il giorno a pensare a cosa si poteva fare, a dove si poteva andare, tutto il resto l'ho messa via. L'unica cosa che mi manca veramente è che lo sento, lo percepisco, sono i concerti, ma i concerti quelli grossi, poi quelli oceanici, quelli che insomma ci vorrà un bel po' prima che riusciremo a farli. Sì, sia i concerti che poi anche attivamente cantare dall'altra certo, parte. Certo, per chi canta poi chiaro. Ovviamente canta... non si parla di stadi nel mio caso, però guarda, anche cantare ovunque ormai, cioè, manca proprio, se no sei abituato ogni tanto a fare qualche esibizione di qua di là, qualche piccola serata, niente di che, però... Siamo fermi da 2 anni, un anno, da febbraio, un anno e mezzo. Sono 12-13 mesi. Cioè, sì. Si spera che quest'estate pian piano ricomincino. Ma hai visto, non so se hai visto, c'è stato questo esperimento che hanno fatto in Spagna, a Barcellona, sì. Di un concerto un po' complicato, però era già più di un mese e mezzo fa. Sì, ma a me mi basta che un bar ci prenda a suonare con 50 persone, però insomma bisogna che ripartiamo. Certo. Comunque. Allora, l'appello lo facciamo già, nel senso che se c'è qualcuno che è all'ascolto, ecco, che esatto. Sta cercando... Veniamo a suonare nel vostro bar, dove è la telecamera? Quella lì, la tua telecamera... Se vi serve un duo acustico, chitarra e voce, a suonare nel vostro bar, ci siamo. Veniamo genere, da tutte le genere, parti. Come potremmo definirlo? Ma pop rock... diciamo, ci sono gli inediti. Quello che volete, facciamo tutto. Punk va bene. Gli inediti tuoi ci sono. Sì, poi sì, sì. Altre cose preferite oltre Vasco e oltre piace Lisa. Poi nella scena americana mi sto appassionando di Taylor Swift nell'ultimo tempo, dopo questo album bellissimo che ha fatto uscire l'anno scorso, che ha vinto il Grammy. E poi insomma mi piace tutta la musica cantautorale, mi piace molto. Però i miei tre sono Vasco, Giove e Lisa. Anche Liga, bene. Elisa. Ho capito Liga. Elisa, sì, bene. E vai anche a cercare qualche vecchio disco degli anni 70? Ma voglio, sì, ma poi cioè, ho mio babbo che ascolta solo musica di 50 anni fa, quindi anche in macchina con lui, a casa sua, ne ho sempre sentita tantissima. E lui è rimasto a De André, dopo non c'è più niente. No. Graziano, è successo qualcosa dopo, lo dico. Da quasi coetaneo, insomma, c'è ancora c'è qualcosa sì, di buono. No, vabbè, anche dopo. Per dire, però l'ascolta tanta, quindi da sempre, anch'io mi sono sempre appassionata a De André, a Vecchioni, gli piace lui, Guccini, questi qua. E questi. Certo. Questi qua, insomma, no, mi piace molto. Bene. Ti consiglio anche De Gregori, che è da cantare. Sì. Da cantare anche lì è facile, dai. Vabbè.
sì, sarebbe bello. Sì, De Gregori poi c'ha questa particolarità che tu l'ascolti e dici, beh, vabbè, dai, è una canzone semplice, non ha una grande... Sì. E poi dopo ci provi e capisci che invece non è semplice per niente. Io ho fatto una manifestazione, non una manifestazione, un tributo a De Gregori qualche tempo fa, non io cantando, ma organizzandolo, con dei musicisti, dei cantanti, eccetera, e ci siamo resi conto che insomma, prendere in mano le canzoni di De Gregori e riuscire a renderle è un'impresa molto, molto grossa. Ma a volte meno cantano, più è difficile farla. Cioè non è che entrano nell'interpretazione, quella che supplisce tutto il resto. Mm. Allora, torniamo alla tua produzione. Dunque, tu sei in pieno, naturalmente, nata e cresciuta dentro il mondo del musica liquida, di Spotify, di questo mondo qua, no? Nel quale il percorso per arrivare a quello che una volta era il primo passo, una volta si faceva l'album, no? Sì. E poi dopo l'album si estraevano, certo, dall'album, no, i singoli. Adesso è il contrario, si parte dai singoli e si fa un percorso. Poi quando i singoli cominciano ad aver creato un po' il terreno, allora esce l'album. Sì, ma è un punto d'arrivo. In che step sei in questo momento? Hai fatto il primo singolo? Sì, stiamo cercando di scrivere tanto e di trovare canzoni che poi alla fine potranno, insomma, avere una coerenza. Sì, avere una coerenza e formare questo album, che è un po' il punto d'arrivo adesso. Nel senso, cioè, ovviamente ci stiamo pensando, cioè, diciamo, tipo, oh, queste sarebbero bene in un progetto, no? Però intanto abbiamo fatto uscire la prima, faremo uscire la seconda e prima o poi arriva. Insomma. C'è già una data per la seconda? No, ancora no. Ancora no? Come lo stabilite? Come lavorate sulla scelta delle date, del percorso? Ma prima, insomma, c'è un po' di lavoro per chiudere un pezzo, no? A parte, insomma, deve essere finito e tutto, però poi devi andare a registrarlo, devi chiudere proprio anche a livello di produzione il pezzo, devi andare in studio. E, cioè, capito? Prima devi un attimo decidere quando poter andare per finire tutte le ultime cose, quando hai il pezzo. Tu come ti trovi nei confronti di quello che, diciamo, adesso lo dico con una parola grossa, lo show business in generale? Cioè, ti trovi che non te ne vuoi occupare, sarebbe meglio che se ne occupasse qualcun altro, tu canti e basta, oppure ci stai dentro e ti piace anche? Aspetta, in che senso? Cioè, nel senso che tutta la programmazione, la scelta, cioè c'è tanto da fare, no? Allora si può o stare lì, dice, io sono quella che canta, per cui non dici, mi rompete le scatole, pezzi, io vengo e canto, esatto. Oppure invece no, mi do da fare, ragiono. No, guarda, purtroppo non sono per niente così. Cioè, devo sempre avere tutto sotto controllo. Per cui diciamo che il percorso lo segui con parte attiva, insomma. Sì, no, ma anche no. Anche nella scrittura delle canzoni mi viene sempre un po' da sì, sì. So. Ma è giusto. È bello, non è? Poi, vabbè, in generale, di solito, nello scrivere i pezzi in particolare, io parto dal testo, scrivo un testo. Quando ho un testo che mi piace, di solito con Luca cominciamo a pensare a melodia, poi produzione, certo. Lui ha tutte le sue basi, questi suoni un po' particolari, allora cerchiamo di capire cosa può andare con cosa, e quindi sì, lo facciamo insieme. Parti da un testo e poi andate avanti. Sì. Tu suoni anche qualcosa? Ma suonicchio, chitarra e piano, ho preso qualche lezione, però insomma proprio accompagnamento. Non è che sono, diciamo, musicista. A livello di composizione non riesci a inserire. No, vabbè, come composizione alla fine basta che ti fai un giro semplicissimo, certo. E ci cominci così, sì, ma lo puoi fare anche se ma sì, cioè ti impari, no, un giro, certo, solo, certo. Fai sempre quello e ci metti dentro una melodia, sì, non sì, è sì. Che capito c'è bisogno, infatti, certo. Io non so suonare bene. So suonare un pochino, dai. Però dai, bene. Migliorabile, mi piacerebbe migliorare, certo, a voglia. Certo, certo. C'è tanto da fare, ma c'è tanto tempo davanti, per cui il problema non c'è, soprattutto con questo piano B pronto lì, che comunque non trascuri. Direi che, insomma, Clara Rossi è pronta per affrontare la pista della musica, ho detto una stupidaggine tanto per dire, e soprattutto invece il palco, quello sì, ed è ora per tutti. Il palco mi piace molto. Per cui allora, chiudiamo, perché siamo in chiusura, con due cose. La prima è che, dopo averne tanto parlato, ascolteremo il video, però non subito, ma intorno alle 10:50 dopo il secondo ospite. Bello. E così avete tempo per prepararvi. E la seconda cosa è appunto che, se vi capiterà o se avete la possibilità di dare spazio a un duo acustico, o se vi capiterà di vedere una locandina, un manifesto, qualcosa, o di andare anche sulle pagine social di Clara Rossi, che tanto. Naturalmente sarà prodiga di informazioni, non perdete l'opportunità di vederla dal vivo, perché dopo averla vista in televisione, adesso il passo successivo è quello magari di venirti a vedere. Grazie. E ascoltare.
Grazie a te, Clara. Va bene. Grazie. Allora, fermati lì attimo, perché adesso noi andiamo in pubblicità e poi torniamo subito dopo con Boris Rapa, albergatore e non solo, col quale faremo una bella chiacchierata sul turismo. Restate con noi. Grazie, Clara. Grazie. In bocca al lupo. Ciao, Crepi. Grazie. Ciao, ciao. Visto? Sì, sì.